a livello di strumentazione e dotazione al minimo indispensabile per garantire comunque il soccorso. Ci sono i rivestimenti per quanto riguarda le sedute, proprio sono rivestimenti monouso per cercare di minimizzare le possibili vie di propagazione del contagio. È dotata di un ozonizzatore sempre fisso in modo tale che tra un servizio e l'altro possiamo tranquillamente procedere alla sanificazione dell'ambulanza e ci sono dispositivi di protezione individuali sufficienti per garantire le 6 ore di servizio del turno singolo oppure anche le 12 o le 24 a seconda della turnazione Covid che è programmata con il 118 di Arezzo. È il presidente della Croce Rossa di Arezzo, Luca Gradassi, a spiegarci come funziona un'ambulanza Covid. Questo mezzo è stato sostanzialmente spogliato di tutte quelle attrezzature che potevano creare contagio. Al suo interno un particolare apparecchio che serve per igienizzare l'ambulanza dopo il servizio. Che cos'è l'ozonizzatore? È un'apparecchiatura che dopo aver sanificato l'ambulanza, pulito l'ambulanza con detergenti a base alcolica o di ipoclorito di sodio, ci consente di produrre ozono sotto forma di gas e in modo tale da arrivare anche negli angoli più nascosti dell'ambulanza e garantire una corretta sanificazione. Di solito il ciclo di sanificazione con l'ozono dura mediamente dai 25 ai 30 minuti. In questa ambulanza ci salgono ovviamente pazienti Covid-19 o che vengano prelevati dalla propria abitazione o trasferiti da un ospedale all'altro. Diverso dunque anche il comportamento da parte degli operatori. Gli operatori si devono muovere in base alla formazione ricevuta perché all'inizio di tutta l'emergenza abbiamo fatto diverse sedute di formazione per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la vestizione e la svestizione degli indumenti protettivi quali camici idrorepellenti o le tute intere per la protezione dell'operatore. Quindi però abbiamo sempre bene o male tutto quello che è la doccia qui dentro la sede, quindi andiamo via senza divisa addosso, diciamo quello che viene fatto i servizi viene tolto e andiamo a casa con i vestiti puliti, se non con le divise. Il paziente viene trattato con l'applicazione dei guanti alle mani per evitare limitare più possibile i contatti con le superfici e di mascherina chirurgica, perché essendo un paziente positivo o sospetto positivo, la mascherina chirurgica ci consente di evitare la propagazione del droplet che è poi dopo il portatore del virus. Credo che una delle cose più difficili in questo momento sia per i malati indubbiamente, per i medici, per gli infermieri, ma appunto anche per chi deve mantenere una distanza sociale, è proprio l'isolamento, la solitudine che si percepisce. Ecco, è un sentimento che insomma è difficile da capire, da comunicare. È difficile da comunicare anche perché noi siamo i primi a sentirlo, anche noi, perché siamo esseri umani, abbiamo famiglie, abbiamo compagni, figli e molti di noi addirittura stanno vivendo lontani dai loro figli e dai loro cari. Cerchiamo di passare quello che sentiamo noi, cercando di farlo capire anche agli altri per farli sentire un po' meno soli in questo senso.